Gli occhi della bambola guardano fissi il mondo della stanza. Tutto è immobile. Non un respiro, un alito di vento, non un gesto, alcun movimento. Tutto è fermo. Il piccolo peluche che accarezzavo, ora lì sembra porcellana. Le coperte sono rimboccate, perfette, come le ho lasciate, in vana attesa di accogliere lo zaino di libri che ci lanciavo sopra. Le foto alle pareti sono come spente. Le ante dell'armadio sono ferme. Celano per sempre piccolissimi segreti. Lì, tra i miei vestiti. Vestiti di una ragazza ancora bimba, che come tante altre, voleva solo diventare grande. Oggetti cari, oggetti che vivevano il calore dell'anima, la mia anima. Ora, solo oggetti. Del tutto inanimati. Siamo noi che diamo vita alle cose. Siamo noi che quella vita la togliamo. Basta un gesto, anche assurdo, magari senza senso. Ma che vuole avere un senso, e persino che abbia un senso. Il senso dell'egoismo che viviamo. Basta appena un gesto, dall'istinto subito di uno schiaffo che non diamo a una bombola di gas. Che appena con un gesto, come macchina da morte, poi attiviamo. La conseguenza, per un essere umano, sempre la stessa, è il vuoto. Il vuoto è tutto ciò che noi cerchiamo. Il vuoto è da dove veniamo. Il vuoto è dove andiamo. La differenza in mezzo a tanto vuoto è solo quello che facciamo. Nel vuoto che nel mondo di ogni giorno, di me è già dimenticanza, la differenza tra una bambola e una bombola è solo una vocale, senza rilevanza.